Ecco, il mio senso dell'amore è una roba difficilissima da spiegare in un minuto. Dovrei impiegare almeno 3 giorni per spiegare il mio senso dell'amore, ma riuscirò a farlo in un minuto e questo diventerà un record ufficiale del Guinness dei primati, per i quali danno anche dei soldi, peraltro. E sono anche felice perché il tema, o meglio, la parola chiave di questo festival quest'anno è amare, e io sono forte. Quindi io ho iniziato a scrivere d'amore tanti anni fa, in forma di poesia, perché non capivo nulla d'amore, non capivo nulla d'amore perché le cose non mi funzionavano, non mi funzionavano né in ambito sessuale né in ambito, diciamo, romantico. Quando le cose avrebbero dovuto funzionare, non funzionavano, quindi non sto parlando solo della preadolescenza o dell'adolescenza, sto parlando anche della post-adolescenza. Mi è venuta in salvo la poesia. Ho iniziato a scrivere poesie che parlavano d'amore e parlano tuttora d'amore e continuo a farlo. Quindi ho scritto tanto d'amore per cercare di capirne qualcosa. La domanda potrebbe essere: ne hai capito qualcosa? No, non ancora. Non ancora, però qualcosa sto ancora lavorandoci sopra. Continuo dunque a parlare d'amore e cerco di capire come funzionano i rapporti tra esseri umani, poi fondamentalmente. Peraltro non potrei fare a meno, di questo sentimento, di questo pazzo sentimento che si chiama amore, non potrei farne a meno, e quindi non so rispondere alla tua domanda.